prima la rimonta, poi la beffa davvero atroce. Acqua e sapone, livida di rabbia per l'episodio che sul 3-3 ha cambiato la storia e il destino del campionato. Valtinho spinge Calderoli, solo gli arbitri non vedono, la punizione sacrosanta non viene assegnata. I veneti imbastiscono una nuova azione, certo i nerazzurri peccano d'attenzione, si fanno sorprendere. Ci si mette anche l'ennesima sfortunata deviazione di Capitan Murillo che sporca la conclusione, tutt'altro che irresistibile, di Canal e spiazza Mammarella. È il gol del 4-3, indirettamente figlio di un episodio a conti fatti determinante. Di certo non le manda a dire patron Ennio Barbarossa. Devo pagare una grossa cena a un signore di Asti che si è levato un ospizio, mi piacerebbe togliermelo pure a me, chi vuol capire capisca. Quindi ci sono dei personaggi, dicono che sono internazionali, che sono quello e quell'altro, ma sono tutti dei fatti con, vorrei dire, sono un po' arrabbiato, mi stava scappando una parola un po' dura. Comunque, è comprensibile così. Comunque sono fatti con la stessa forma, sono tutti uguali, dicono che questo era un internazionale, ma sono per noi la stessa cosa. Io un fatto così non me l'aspettavo. Si vede che eravamo dei predestinati. E la medaglia l'ho tolta. Ho tolto la medaglia. No, non sono orgoglioso questa sera di portare questa medaglia. L'ho tolta. Non mi interessa. Adesso non l'ho buttata, ma può darsi che la butto. Quindi non mi piace. Questi sono plus. Il Palaroma si presenta così, 3.000 spettatori, qualcosa di impressionante. Acqua e sapone priva di Caetano, Luparense senza Bertoni. Pronti via, veneti d'assalto, pressing asfissiante, Mammarella costretto da subito agli straordinari, tre volte su Canal, una su Onorio, ma nulla può sul sinistro chirurgico di Mauro Canal. Sono trascorsi soltanto 3 minuti. Ci si attende la reazione, invece ancora Luparense con Caputo fermato da Super Mammarella. Al quinto la prima conclusione dell'acqua e sapone. Pone numero di Calderoli, ma destro centrale che Putano neutralizza facilmente. Quindi Murillo non sfrutta una buonissima opportunità sull'avversario opposto, però Onorio spedisce di un niente al lato, mentre Valtinho, servito da Onorio, ciabatta goffamente al lato. Finale di frazione avvincente, Leitao sfiora il palo, ma a 20 secondi dall'epilogo Onorio va via a Sciaghigna e serve splendidamente Valtinho che non può fallire. 0-2, una colata di ghiaccio sulla Palaroma. Ripresa che si inizia così, conclusione di Taborda, Mammarella respinge, capovolgimento, Zanchetta impegna Putano, sale in cattedra Merlim, slalom ed assist per Valtinho, sventa Mammarella, infilato subito dopo dallo stesso Valtinho, ispirato da Ercolessi. 0-3, sembra fatta ma così non è. Bellarte non perde tempo, portiere di movimento Coco Smith e grandissima reazione, manovra corale, un tocco e via, Calderoli resiste alla tentazione di concludere, appoggia a Cuzzolino che accorcia le distanze, 1-3, Mammarella strepitoso su Taborda, veneti vicinissimi al 4-1 con Follador e subito dopo il 2-3 di Cuzzolino con la punta del piede mancino, poco meno di 12 al termine, praticamente una eternità. L'acqua e sapone si carica ulteriormente, Cuzzolino portiere di movimento, gira palla, cross di Coco Smith e clamorosa autorete di Taborda, 3-3. Esplode il Palaroma, ma i veneti non ci stanno. Valtinho spreca occhi negli occhi con Mammarella e a 4 minuti e 20 dal termine il fattaccio. Calderoli è palesemente spinto fuori area da Valtinho, gli arbitri lasciano correre e nell'azione successiva Murillo devia alle spalle di Mammarella il destro senza tante pretese di Canal. Il Palaroma è letteralmente ammutolito. A 2:30 dall'epilogo Canal intercetta e infila la porta sguardita dell'acqua e sapone che sul finire perde anche Coco Smith, rosso diretto. 5-3 Luparense, quinto scudetto, nessuno ha fatto meglio come la Roma RCB, il terzo con una squadra diversa per il suo allenatore Fulvio Colini come Velasco. All'acqua e sapone un grazie infinito senza alcun rimpianto.